Verranno di fronte i vincitori della Coppa dei Campioni d'Europa, il Milan, e i vincitori della Coppa dei Campioni d'America, gli Estudiantes de la Plata di Buenos Aires. È l'andata del doppio confronto che proclamerà la squadra vincitrice della Coppa Intercontinentale, che equivale al titolo di campione del mondo di club. Per la quarta volta il calcio milanese presenta una sua formazione a questo confronto a massimo livello. Il Milan cominciò nel 63, incontrando qui il Santos e battendolo per 4-2. Poi fu di scena l'Inter nel 64 e 65, entrambe le volte con l'Independiente di Buenos Aires. E furono due vittorie neroazzurre ribadite in Sud America. Infatti l'Inter vinse per due volte consecutive il trofeo intercontinentale. Dopo un inseguimento durato 6 anni, il Milan del presidente Carraro e di Nereo Rocco ripropone la sua candidatura per questo grande traguardo. Società esemplare, il Milan ha seguito in un crescendo continuo tutta la scala del calcio mondiale e si presenta stasera sotto i riflettori di San Siro sulla piattaforma più alta. Così come per il passato, per l'Inter, seguono il gioco del Milan e l'augurio di tutti gli sportivi italiani. Vantaggio enorme per gli argentini è giocare la prima partita qui a Milano e la seconda il 22 prossimo sul loro campo di Buenos Aires. Questa sera infatti possono limitarsi a controllare il gioco del Milan e puntare tutte le loro carte sui 90 minuti del campo amico. Per la prima volta nella Coppa Intercontinentale è in gioco la somma gol. Nei due confronti gli anni scorsi valevano le vittorie, indipendentemente dal punteggio. Quest'anno invece, per assegnare il titolo intercontinentale, si farà la somma gol. Soltanto nella eventualità di una parità numerica nel punteggio si ricorrerà alla terza partita, che, ulteriore vantaggio per gli argentini, verrà comunque giocata in Sud America, o a Montevideo o a Santiago del Cile. Il Milan gioca in maglia bianca con risvolti rossoneri. Saluta ora il pubblico ed ecco la squadra campione d'America, maglia bianca e rossa a strisce verticali, calzoncini neri. Il Milan ha la formazione annunciata alla vigilia. Rocco ha sciolto il suo ultimo dubbio e ha inserito Fogli in mediana al posto di Trapattoni, intendendo dare, evidente, un'impostazione più aggressiva, più offensiva alla sua formazione. Ecco la formazione dei campioni d'Europa del Milan. Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Fogli, Sormani, Lodetti, Combini, Rivera, Prati. In panchina ci sono, come consentito dal regolamento, 5 giocatori, tra i quali Rocco potrà scegliere i 2 sostituti per qualsiasi ruolo e in qualsiasi momento della gara. Le riserve del Milan sono Vecchi, Santin, Rognoni, Golin, Trapattoni. La formazione della squadra argentina è Poletti, Aguirre, Suarez, Madero, Malbernat, Medina, Tonieri, Echeco, Par, Milardo, Conigliaro, Flores, Verón. È la formazione tipo della squadra argentina, con l'eccezione di Echeco Par, che è la riserva di Pachamé, rimasto in Argentina perché è infortunato. In panchina ci sono, a disposizione dell'allenatore Zubeldía, Herrera, Cremasco, Manera, Rivaudo e Romeo. Dirige la partita l'arbitro francese Machin. È stato designato all'ultimo momento, 5 minuti prima di entrare in campo, sorteggiandolo fra i 3 arbitri assegnati a questa partita. Gli altri 2, cioè l'austriaco Schiller e il cecoslovacco Krnavec, fungono da guardialine. In casa del Milan si sperava nell'arbitraggio di Krnavec, il cecoslovacco, che è considerato più duro, ma Machin ha grandi doti di diplomazia.
lo ricordiamo, arbitro moderatore a Manchester nella partita che il Milan giocò sul campo inglese, la partita in cui i rossoneri furono presi a sassate. Qui a San Siro ultimamente ha diretto la partita Milan-Malmo per la Coppa dei Campioni della scorsa stagione. Il Milan alla destra dei vostri teleschermi nel primo tempo e dà il calcio d'inizio. Rivera e Combin sono sulla palla e hanno dato il via al gioco. C'è stato già un fallo su Combin. La palla torna nella metà campo rossonera, avanza Schnellinger, sul suo lancio ecco ancora Combin, il colpo di testa di Aguirre Suarez. Manovra Lodetti, ancora Combin spostato alla sinistra. Va davanti a sé Aguirre Suarez. Prosegue Lodetti. Fallo compiuto da Medina e calcio di punizione in favore del Milan. Batte la punizione Fogli. Scambiato il pallone con Lodetti, va a Fogli alla sinistra, arriva in tempo per il cross al centro, tiro al volo di Prati. Tiro al volo di Prati, alto. Gli argentini seguono una numerazione molto strana. Infatti vediamo che Malbernat, che ha preso la guardia di Prati, ha il numero 6. Aguirre Suarez, che è il libero, ha il numero 2. Medina, che è terzino d'ala dalla parte opposta, ha il numero 16. Tognieri, che è il guardiano di Rivera, ha il numero 14. E cominciano gli incidenti. Gli argentini si lamentano perché sono stati tirati degli oggetti in campo. Finalmente il gioco riprende, il lancio in avanti di Malbernai, il gioco di Vilardo. Ha messo al lato Lodetti. Ci attendiamo, dopo aver visto il gioco degli argentini, una tattica ostruzionistica da parte degli avversari del Milan questa sera. Sul rinvio di Schnellinger, un lancio di Lodetti a Combin che non aggancia, rinvio di Aguirre Suarez. Dalla parte opposta la palla è a Rivera. Il lancio sulla destra per Sormani. È stato controllato da Medina. Ha commesso anche fallo Sormani. Pensavamo a un calcio di punizione, invece il gioco era regolare. Anche gli argentini sono stati tirati in inganno e Combin per poco non riusciva a tirare verso Poletti. E Veron che ha la palla. Controllato da Anquilletti, ottimo dribblatore, il cross di Veron, Conignaro alza la palla sul fondo, sul cross effettuato da sinistra da Veron. C'è molta elettricità in campo, auguriamoci che il Milan non si lasci trasportare nel tipico gioco dei sudamericani. Fallo di Malbernat su Prati, calcio di punizione in favore del Milan. Battuta la punizione da Rivera. Prati sulla sinistra, controllato dal capitano della squadra avversaria che è Malbernat. Il passaggio a Lodetti. A Rivera. In lotta con Tognieri. Ancora Rivera. Suo il cross sulla sinistra e sfiora la palla, la traversa sul tiro cross di Rivera. Con molta cura vediamo il portiere Poletti.
che guadagna qualche secondo per la sua squadra. Entro limiti accettabili è un gioco che si può anche comprendere. Va direttamente all'alto il rinvio di Diego Suarez. Per il gioco di Rivera. Ancora il gioco di Prati. Poi un colpo di testa di Medina. Interrompe l'azione di Rivera. Schnellinger dalla parte opposta. Corto il suo rinvio, il passaggio a Conigliaro. Chiamato in avanti Vilardo. Flores, che è il golador della squadra. Il lancio di Flores in avanti, non corre però. La palla si avvia sul fondo, Manatrasi la mantiene in campo. Sul rinvio di Cudicini, un colpo di testa e uno scatto di Prati. L'intervento falloso di Malvernat che mette a terra Prati. Calcio di punizione in favore del Milan. L'ha battuto Rivera, alto in area di rigore, esce Poletti ma la palla si avvia sul fondo. Ci sono quattro giocatori del Milan che hanno già disputato incontri a questo livello. Si tratta di Trappattoni, Lodetti e Rivera, che giocarono contro il Santos nel 63, più Malatrasi, che allora nell'Inter disputò una finale di Coppa Intercontinentale contro l'Independiente. Non è stato battuto questa sera l'incasso di San Siro. L'incasso è intorno ai 200 milioni, mentre il record rimane quello di Milan-Manchester dello scorso anno di 206 milioni. Il campo è perfetto, l'illuminazione anche. È una serata tiepida. Ci sono circa 82.000 spettatori presenti. L'attacco del Milan è impostato da Combin, che fa proseguire Lodetti. Vince il duello Lodetti con Cecco Parma, lo perde con Medina. Sposta il gioco sulla sinistra il Milan dove è andato Prati. Nuovo duello con Malvernat. Cross di Prati. Colpo di testa di Sormani. Rete. 1-0 per il Milan. Siamo al settimo minuto del primo tempo. Ha segnato Sormani. Ecco, rivediamo l'azione da un altro punto di vista. Avete visto il cross di Sormani, il cross di Prati, il colpo di testa di Sormani che passa fra palo e portiere. 1-0 per il Milan, siamo ora all'ottavo minuto del primo tempo, ha segnato Sormani. Il contrattacco di Flores che salta Lodetti ma poi termina a terra, calcio di punizione in favore degli argentini. Passaggio in avanti di Pogli è corto, non raggiunge Rivera e Veron attacca sulla destra, seguito da Anquilletti. Veron, cade Anquilletti, prosegue Veron, cerca lo spazio per il tiro, passaggio a Conigliaro, libera Rosato ma tira al volo Flores da molto distante, Cudicini para a terra, il tiro non difficilissimo. Perde la palla Tognelli, la riconquista Lodetti per Combin. Bilancio di Aguirre Suarez. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo e il Milan conduce per 1-0. Fallo di Malvernat, ancora una volta su Prati. Il calcio di punizione è stato di Fogli, colpo di testa di Combin, il colpo di testa di Aguirre Suarez sul rimbalzo, il vantaggio su Prati e lo stesso Aguirre Suarez, il libero, che viene ad appoggiare un altro attacco dei suoi.
Rieco che fa proseguire Vilardo dopo aver ricevuto la sua meritata reazione di applausi dal pubblico di San Siro. Poi ecco Tognieri, sul suo traversone esce Pudicini, para e rinvia. Rivera e Tognieri, scatta Combin e Medina gli restringe il corridoio e ferma un pallone che poteva raggiungere Combin. Vilardo riappoggia sulla destra dove corrono Schnellinger e Conigliaro. Appoggio indietro a Malatrasi. Due minuti alla fine del primo tempo. Rivera devia la palla per Prati, che non si aspettava questo passaggio del compagno. Fallo laterale concesso agli argentini per la rimessa in gioco di Malvernà. Rilancio di sinistro di Aguirre Suarez. Colpo di testa di Anquilletti. Poi rimette in avanti Rosato. Ma a centrocampo riconquistano la palla gli argentini, attaccano con Tognieri, con Vilardo. Con Tognieri, il cui tiro è ribattuto facilmente da Rosato. Tognieri ha colpito palla e terreno. Gioco pericoloso di Malvernà, che viene ammonito dall'arbitro Machand. Ammonizione di Malvernà al 44esimo del primo tempo. La punizione calciata da Rivera, colpo di testa, anzi no, stop di Sormani col petto. Bilancio per Lodeppi. Aguirre Suarez mette la palla fuori area, termina a terra Lodeppi. Comunque Aguirre Suarez ha colpito il pallone, ma l'azione è proseguita da Prati. Ancora non ha recuperato in pieno le sue facoltà, vedete Prati. Combin, raddoppio di Combin. Raddoppiato per il Milan al 45esimo minuto del primo tempo. Ecco, rivediamo l'azione, vedete Combin, eccolo, la ripresa dal retro della porta fa rivedere meglio l'azione. Dopo aver girato il portiere, la palla si adagia in fondo alla rete, è il 2-0 per il Milan, 45esimo minuto, non c'è nemmeno tempo per riprendere il gioco. L'arbitro Machand rimanda i giocatori negli spogliatoi. Primo tempo che il Milan conduce per 2-0. È partito molto bene il Milan, ha segnato il suo gol al settimo e poi ha badato a difendersi dagli attacchi davvero pericolosi che gli argentini hanno portato a pure prese in tutta la fase centrale del primo tempo. Il Milan ha badato a coprirsi, a non subire gol e ha cercato naturalmente il colpo di rimessa. Gli è mancato in un paio di occasioni con Prati, poi Prati si è infortunato, la spinta in avanti del Milan si è rallentata, però allo scadere del tempo Lodetti ha riconquistato un pallone a un difensore avversario, ha lanciato Combin che ha raddoppiato. Quindi nella prima parte della gara il Milan ha attaccato di slancio, nella seconda parte ha fatto valere il suo gioco pratico, di intelligenza, e il risultato sta dandogli ragione. 2-0 quindi per il Milan al termine del primo tempo. Il nostro collegamento con San Siro per la sua prima parte è terminata. Ci risentiremo fra una decina di minuti circa per la telecronaca del secondo tempo. Il primo tempo, vi ripeto, termina in vantaggio del Milan per 2-0. Le reti di Sormani al settimo, di Combin al 45esimo. Signore e signori, un arrivederci fra 10 minuti. Di Medina ancora su Ragnoni, il calcio di punizione battuto, va in avanti Fogli e il tiro Thank you.
secondo tempo, il Milan conduce per 3-0. Ecco, avete rivisto al rallentatore il bel passaggio in avanti fatto da Prati e il tiro al volo in mezza rovesciata di Sormani, 3-0 per il Milan. Il 3-0 dell'andata sembra un risultato rassicurante per il Milan, ma c'è ancora da affrontare il ritorno a Buenos Aires il 22 ottobre del 1969. Essendo troppo piccolo lo stadio di La Plata, si gioca nella Bombonera, lo stadio del Boca Juniors. È una partita drammatica, con gli argentini impegnati in una continua serie di durezze e colpi proibiti a danno dei rossoneri. Il Milan perde 2-1, ma si aggiudica la sua prima Coppa Intercontinentale. Il dopo partita è un susseguirsi di colpi di scena. L'attaccante milanista Néstor Combin viene trattenuto dalle autorità argentine con l'accusa di renitenza alla leva e verrà rilasciato dopo ore di trattative. Gli argentini Poletti, Aguirre, Suarez e Manera verranno dapprima denunciati e poi squalificati per la loro condotta violenta in campo. Vediamo dunque dai servizi del telegiornale dell'epoca la cronaca di questa turbolenta trasferta del Milan in Argentina. La partita di questa sera a Buenos Aires fra Estudiantes e Milan offre, data la differenza di ora fra l'Italia e l'Argentina, l'occasione per una singolare veglia calcistica. La gara ha inizio per noi alla 1 di notte, corrispondente alle 20 di Buenos Aires, ed è quindi facilmente immaginabile che molti appassionati faranno le ore piccole per seguire le fasi dell'incontro, di cui è prevista tanto la telecronaca che la radiocronaca diretta. I precedenti sono noti: il Milan vinse la partita di andata a San Siro per 3-0, solo se perdesse con più di 3 gol di scarto si vedrebbe sfuggire la Coppa del Mondo di club. Poco fa abbiamo registrato una telefonata con Omar Sivori, l'ex calciatore della Juventus e del Napoli, che è tornato da alcuni mesi in Argentina e che stasera sarà spettatore insieme a molti altri famosi oriundi. Sivori, ci vuol dare il suo pronostico? Va bene, la partita questa sera io penso che per il Milan è cosa fatta già, perché 3 gol di differenza sono difficili di scontare, no? L'Estudiantes senz'altro sarà molto nervoso e credo che per il Milan quello sia un vantaggio. Senti Omar, cosa pensi dell'ambiente? Pensi che il Milan troverà un'accoglienza aspra, dura o no? Bueno, no, io penso che il Milan troverà una buona accoglienza. Qua ci sono, lei sa, parecchi italiani, tanti, così che io penso che non ci siano difficoltà in quel senso. E le ripeto, spero che sia una partita senza nervi e che l'Estudiante si mantenga calmo, perché credo sia la unica maniera di raggiungere un risultato positivo. Vediamo ora insieme un breve servizio sull'attesa a Milano dei tifosi rossoneri. A Milano, e non solo a Milano, si dice che questa notte rimarranno tutti svegli per vedere il Milan in televisione. Per scaramanzia e per evitare commenti e provocazioni degli interisti, molti tifosi della squadra di Rocco hanno deciso addirittura di staccare il telefono. Mancano poche ore al calcio d'inizio della partita di ritorno fra l'Estudiantes di Buenos Aires e il Milan per la Coppa Intercontinentale. 5.000 milanisti, sembra, hanno seguito la squadra organizzati in comitive. A Buenos Aires troveranno altri 50.000 lavoratori italiani immigrati che tiferanno con loro. Il Milan parte con 3 gol di vantaggio. Il fattore campo e l'arbitro, che sarà certamente un sudamericano, sono le grosse incognite della partita. Il favore del pubblico, l'ambiente stesso, poi l'arbitro sudamericano. Ma indubbiamente il fatto che la partita venga vista in televisione da tutto il mondo non potrà che mettere l'arbitro in condizione di essere il più obiettivo possibile. Gli Estudiantes sono una squadra abbastanza dura, ma non dura come giocatori, due come sono dei giocatori che spaccano quello che non devono spaccare. Noi alla 1 chiudiamo il locale e poi ci riuniamo tutti gli amici milanisti nel locale a vedere la televisione. Poi prepariamo una cena che, se in caso il Milan vince, festeggiamo la vittoria del Milan anche con lo champagne. Da quando c'ho questo barbagiano qui, il Milan vince sempre, le cose vanno sempre bene. Io, quando il Milan smenerà, questo qui gli tiro via il collo. Credo che lo Juventino e l'interista e il cagliaritano
per questi miracoli di alchimia fluida che sono il nazionalismo, non spinto allo sciovinismo, proprio sportivo, rappresenta l'Italia, è un calcio italiano che va all'estero. Credo che saremo tutti tifosi del Milan stanotte, tutti quanti. Ma la serata calcistica non finisce qui. Mentre trasmettiamo, è in corso a Cardiff la partita fra il Galles e la Germania Est, le due squadre che fanno parte del girone eliminatorio dell'Italia per i prossimi campionati del mondo. Per il risultato e le vicende di questa partita, a cui assiste il nostro commissario tecnico Valcareggi, vi rimandiamo alla telecronaca registrata delle 22 sul programma nazionale. Per buona parte dei milanesi, la scorsa notte è stata una notte di intensa emozione. A Buenos Aires il Milan affrontava l'Estudiantes de La Plata. La posta in palio era importante, il titolo intercontinentale di club. I tifosi rossoneri, ma anche i rivali interisti, sono rimasti in casa, nei bar e nei ristoranti, incollati al televisore fino alle 3. Sono state ore di ansia e di tensione. 22 giocatori e un pallone hanno tenuto sveglia mezza metropoli. L'altra metà si è svegliata con il fantastico infernale carosello della vittoria. Che l'abbia segnato a portinarle, gol! Dopo i brindisi, il tradizionale appuntamento in Piazza Duomo. Sono ormai circa le 4. I tifosi, questa volta soltanto rossoneri, raggiungono la piazza da ogni parte della città. Convengono anche dai centri vicini: Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Monza, Paullo, Pavia. Moltissimi appartengono ai Milan Club. Sono decine di migliaia e non li ferma nessuno. Ci hanno provato invano i vigili urbani. Invadono la galleria con le auto imbandierate, persino con autocarri. Della piazza antistante la cattedrale fanno una pista. Il monumento a Vittorio Emanuele si trasforma in una piramide umana. La sarabanda durerà fino alle 5. Poi gli impegni di lavoro faranno sì che Milano torni quella di tutti i giorni. Il Milan sta tornando in Italia e sull'aereo c'è anche il centravanti Combin, protagonista di una strana avventura. La squadra italiana, che come sapete ha conquistato ieri sera a Buenos Aires la Coppa Intercontinentale, pur avendo perduto per 2-1 con l'Estudiantes nel corso di una violenta partita, sarà domani mattina a Milano fra le 10 e le 11. C'è anche Combin, dicevamo. È stato necessario l'intervento personale del Presidente della Repubblica Argentina per far rilasciare in extremis il giocatore e consentirgli di ripartire con i suoi compagni. Néstor Combin, che fra l'altro aveva dovuto uscire dal campo per un duro colpo, era stato fermato dalla polizia federale, quindi da quella militare argentina, ieri sera dopo la partita, accusato di renitenza agli obblighi di leva. Ecco la prima telefoto del giocatore accompagnato alla partenza dall'ambasciatore italiano Fabricotti. Si può vedere che il segno sull'occhio sinistro di Combin. Combin ha fatto presente alle autorità argentine di avere assolto ai suoi obblighi militari in Francia. A parte il caso Combin, l'incontro della notte scorsa ha riproposto il tema della violenza nel gioco. Il Milan ha avuto 3 uomini infortunati, l'Estudiantes è stato punito con 2 espulsioni giunte probabilmente un po' in ritardo. Vi sono stati anche 3 giocatori argentini fermati, Manera e Aguirre Suarez, i 2 espulsi, e il portiere Poletti, autore del calcio alla schiena di Prati. Specie il primo, Manera, che si trova in prigione, rischia 30 giorni di carcere sotto l'accusa di disordini sportivi. Pena che non è alleviabile con multe. Lo stesso presidente della Repubblica Argentina ha deplorato l'atteggiamento, il comportamento della squadra delle Estudiantes. Non è la prima volta che uno scontro di calcio per il titolo mondiale fra squadre europee e sudamericane si trasforma in una rissa. Dopo quanto è avvenuto ieri sera, e non certo per colpa del Milan, c'è da pensare che la stessa formula della Coppa Intercontinentale debba essere rivista.
Non è ancora possibile, infine, calcolare quanti italiani sono stati svegli fino a tardi per seguire la partita di Buenos Aires. Molte migliaia di tifosi milanisti hanno comunque festeggiato in piena notte la Coppa. Per Milano non era il primo titolo mondiale, per il Milan sì. Per festeggiare la vittoria della Coppa Intercontinentale, tutto il Milan viene invitato alla Domenica Sportiva nella trasmissione del 26 ottobre 1969, che sarà anche l'ultima puntata condotta da Enzo Tortora. Ecco dunque il Milan, fresco campione del mondo, ospite negli studi della RAI di Milano. I nostri amici rossoneri questa sera hanno lasciato gli impegni e ci hanno fatto visita al completo. Li sentiremo, sentiremo le loro impressioni e dirò di più, approfitteremo anche della loro grande cortesia perché ci diano una mano e parlino insieme a noi agli sportivi. Rivera, fino adesso Rivera capitano, da questa sera cosa? Colonnello, generale, veda lei. No, finisce lì, finisce colonnelli lì. Li ha intervistati prima. Ah, i colonnelli ne abbiamo parlato prima. Senta, a proposito di questa Coppa Intercontinentale che ha fatto scrivere tanto, tanto da parte dei giornalisti, lei riterebbe opportuno un ritocco al regolamento di questa Coppa? Non giocarla più. Non giocarla più? Perché in queste condizioni è impossibile. Cioè, qualora le cose dovessero... A meno che non si responsabilizzino gli arbitri a tal punto da farli arbitrare regolarmente, come succede in tutte le partite internazionali. Perché gli arbitri, sapendo che non è una partita ufficiale, lasciano correre un pochino troppo le scorrettezze. E i giocatori prendono in mano la partita e finiscono per avere il sopravvento. Grazie Rivera, e a proposito di giocatori che prendono in mano la partita, accanto a lei c'è un volto abbastanza eloquente, quello di Combini. È un volto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me? Questa è la insomma, cosa... abbastanza bene. Abbastanza bene? Sì, bene. Insomma, è passata veramente, sì. No? È stata una serata un poco da incubo. Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita. Sì, certo. Ho avuto più paura ancora. Certo, l'incidente che le è successo. Sì, beh, insomma, tutto è stato poi chiarito. Sì, tutto. Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Si era impressionato il bravo, carissimo comico. Badi che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare in futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo? Grazie, grazie. Ma lo è in regola o non lo è? Ma non lo so, non me lo ricordo. Grazie caro Combini, tanti auguri. Vorremmo, Presidente Carraro, noi della Domenica Sportiva, consegnare al diavolo rossonero questa targa che la Domenica Sportiva ha fatto, che porta il numero di questa trasmissione, il numero 828. È un modesto segno della nostra amicizia e della riconoscenza di tutti gli sportivi italiani. È una targa che è dedicata al Milan, campione del mondo. Grazie, per avere una targa 828 non sia facile, certo, non credo ci siano molte trasmissioni. È una trasmissione decana. All'828. Certo, però dobbiamo dire che tanti di questi 828 numeri sono stati riempiti da belle pagine del Milan, quindi era doveroso da parte nostra. Speriamo di riempire le prossime. Altre. Grazie Presidente, e auguri a tutto il Milan. Negli anni 70 il prestigio della Coppa Intercontinentale subì un notevole declino. Alcune edizioni non vennero disputate e diverse squadre cedettero il posto ad altre a causa delle difficili trasferte e delle collocazioni in calendario. Un nuovo impulso arrivò nel 1980 con la decisione di assegnare il trofeo in una partita unica da disputarsi in campo neutro a Tokyo. Il Milan fece sue altre due edizioni dell'Intercontinentale, battendo nel 1989 i colombiani dell'Atletico Nacional e nel 1990 i paraguayani dell'Olimpia. Dal 2005 la Coppa Intercontinentale venne sostituita dal Mondiale per Club, organizzato direttamente dalla FIFA. Successi per il Milan nel 2007 e per l'Inter nel 2010. Questa nuova formula, figlia di un calcio moderno sempre più legato al business, non ha però nulla a che vedere come fascino con la vecchia e mitica Coppa Intercontinentale.